Beh ragazzi, qui di oggi andiamo avanti con Portal, con questa trama che sta prendendo tutti quanti, quindi andiamo avanti. Allora, qua ci vorrebbe un cubo, se appunto ricordate questo livello qua, ma possiamo tranquillamente usare quest'altro trucchezzo e saremo già arrivati. Qua manca l'ascensore, quindi questo qua ci consente di arrivare in un punto diverso da quello scorso. Quindi ora possiamo riuscire a fuggire verso nuove aree. Ok, ora siamo in un'area molto, diciamo, nascosta e inaccessibile dell'Aperture Corporation. Quest'area è molto poco bazzicata, perché appunto è un'area di, diciamo, neanche magazzino. Qua quasi un'area un po' inutile, perché è un'area con i vari pistoni, con i vari funzionamenti di ogni apparato, no? Con tipo una sala macchina, ecco, mi sfuggiva il termine. Contiamola come una sorta di sala macchine. Ora io volevo riuscire a buttarmi là sopra, ma non ci riesco. Quindi riusciamo a salire là sopra? Vediamo di riuscirci. Dunque, là sotto c'è qualcosa, ma è inaccessibile, però possiamo osservare che c'è una sorta di lago di merda con un tubo mezzo rotto. Quindi vabbè, un po' inutile come informazione. Ora, dobbiamo riuscire ad andare là sopra e sto cercando di capire come fare, perché vabbè, tutto il gioco a memoria non me lo ricordo. Allora, riusciamo a... Ah ok, ce l'ho fatta. Siamo riusciti a sparare un portale lì e ora possiamo salire qua sopra. Possiamo salire anche qui sopra. Ce l'ho fatta in tempo? Sì, ce l'ho fatta. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sono incastrato. Ora, se riusciamo a rompere sta grata? No, eh. Allora forse riusciamo a teletrasportarci dall'altra parte, in modo abbastanza scomodo a quanto pare, perché bisogna andare indietro. Ma ce l'abbiamo fatta. Wow. Ok, adesso dobbiamo poterci riuscire a spostare dall'altra parte, che è qua sopra, riuscendo a cadere un po' a lato. Olè, ok. La fuga quindi sta continuando e sta forse anche giungendo al termine. Chi lo sa? Chi lo sa cosa si scoprirà anche alla fine? Se si scoprirà chi è GLaDOS, cosa è GLaDOS, perché GLaDOS ce l'ha tanto con Cell, perché Cell... chi è Cell e molte di queste cose. Vedremo andando avanti. Io ovviamente non spoilerò niente. Piccola chicca: se sparate i portali sulla scala, la scala si rompe. Così, pensavo fosse figo dirlo. Dunque, dobbiamo riuscire a entrare in una di queste porte. Andiamo là. Mi sembra quella più abbordabile, ora come ora. Vediamo di riuscire a farcela. Ok, così per... caduta e spinta in avanti. Qui altre solite, sempre uguali, scritte di Mister Fuggitivo. Questa stanza è apparentemente inutile, quindi dobbiamo arrivare là a quanto pare. Quindi cerchiamo un modo per arrivare là. Intanto per uscire possiamo fare così, facciamo anche prima. Quindi dobbiamo arrivare là sopra. Orbene, il posto è quello. Dunque, intanto non abbiamo esplorato un posto che, a quanto mi ricordo, è inutile. Però, per amor di completezza, infatti sì, è inutile, ok. Va bene, possiamo andarcene. Ok, possiamo salire su questo pistone. Però, quello che ci verrebbe più utile credo sia questo, perché con questo possiamo osservare all'interno di quel posto. Spero sempre che non mi schiacci. Via. Voilà, ce l'abbiamo fatta. Ok, ora siamo in un'area sempre più remote e introvabili anche per GLaDOS. GLaDOS non può sapere dove cazzo siamo, ma ci può parlare, come vi ho già spiegato. Ovviamente ora qua GLaDOS tenta di convincerci che ha sempre finto. Grande GLaDOS, certo che ci credo. Facciamoci schiacciare qua. Voilà, ovviamente siamo caduti. Mio Dio, sono morto. Piccolo errore di calcolo. Abbiamo sbagliato tempismo.
il giusto tempismo dovrebbe essere quando quello schiaccia sale questo. Che palle, l'ho mancato. Scusate, questo qua l'ho proprio mancato io, scusate. Se no ce n'è uno magari là. Oh, questo è molto più comodo. Questo, ragazzi, è incredibilmente più comodo. Ora da qua possiamo trovare un passaggio e arrivare, ad esempio, non mi fare cadere, grazie. Ok, da qua possiamo stare tranquilli e pensare. L'uomo fuggente ci consiglia sempre di scappare in alto. In alto è la parola chiave, a quanto pare. Quindi, se dobbiamo scappare in alto, una tattica potrebbe essere, ad esempio, intanto che riusciamo a entrare in uno di sti portali qua. Ok, aspettiamo che quello... Ah, beh, vedete, l'uomo fuggitivo ci spiega che dobbiamo andare a destra. Però questo già l'avevo intuito, grazie. E il punto è come. Se no possiamo fare il solito metodo molto molto semplice del rimbalzo, e in effetti farsi cadere e volare. Voilà, ok. Over here, qua sopra. Ora dobbiamo arrivare in cima a questo casino terribile. Questa è un'area molto incasinata. Dobbiamo arrivare, cerchiamo di arrivare ad esempio su un altro di questi pistoni. Magari c'è una visuale diversa che ci fa capire dove andare. Ad esempio potremmo farci sparare. Aspettate, da qua si vede molta più roba. Da qua si vede molta più roba, ma non c'è nessuna cosa che... Merda. Ma non c'è nessuna cosa che ci faccia... Dove cazzo siamo? Ah, bene, siamo in fondo, ok. Sta parte, ragazzi, ci metto ore anche... Tipo, anche le scorse volte, quando ho giocato il gioco per la millesima volta, ci ho messo ore a farla. Non capisco mai dove cazzo devono andare, mai. Allora. Ma come no, dai, che stronzo. Non mi ha aperto il portale questo burlone. Ok, ora dovrebbero aprirsi questi qua. E dovrebbe essere comodo. No, merda. Perché mi fai questo? Levati. Allora, dove si potrebbe andare da qua? Non vedo. Eccolo lì, ce l'ho fatta. Ho trovato la parete, finalmente. Fatemi andare via di qui. Ok, siamo liberi. Minchia, ragazzi, quel posto pure per me è il delirio. Ok, ora stiamo fuggendo in parti davvero complesse. Davvero, questa parte sembra quasi un bug andarci. In verità è giusto che si vada qua. Sembra un bug, però, da quanto è strano passare per questi luoghi. Allora, qua forse è meglio guardare da qua se ci sia un qualche portale da poter mettere. No? Però ce n'è qui. Quindi possiamo intanto andare a vedere qua se si vede qualcosa, no? Possiamo sparare un portale lì intanto, così possiamo salire qua sopra. E intanto un altro qua, così possiamo salire sul tubo e andarcene. Perfetto. Ok, ragazzi, credo che nella prossima parte, non in questa, lo so, ancora è presto per tagliare, ma credo che nella prossima si arriverà alla fine proprio. Attenzione qui, perché è un posto molto pericoloso. C'è pieno di torrette al massimo qua. Sono molto attento. Cazzo.
ma cattiva quella lì, ok, ora si sta aprendo quell'altra e voilà. Ok, molto semplice sconfiggere le torri in portal, molto molto semplice. Ok, ora dovrebbe accadere qualcosa però, perché non ci sono... Ah, qui c'è intanto un gancio. Ah, però, ah, wow, voilà, e si fugge di qua e voilà. Non sei una brava persona. Va bene, lì ci sono torrette ma sono inattive, quindi ok. Ok, no no, buona, non ti incazzare che poi mi ammazzi. Dobbiamo riuscire, ok, a salire. Siamo di nuovo qua perché sto continuando a mancare questo. Dobbiamo cadere esattamente sul tubo a quanto pare. E poi di qua riuscire a saltare lì. Olè. Ok, siamo sopra. Siamo sopra e dobbiamo fuggire di qua. Ce l'abbiamo quasi fatta. Mancherà non molto. Put me down, searching. Devo per forza ucciderti, anzi se no se ti metto così sei viva ma non sei morta, contenta. E qui c'è un hover here che ci indica di andare qua sopra. Se comunque non andiamo a scorto subito il gioco, ma osserviamo, troviamo un'altra stanza, quelle sempre le solite comunque scritte, sono sempre uguali in questo caso, sempre dell'uomo fuggitivo. Ora, mettiamo dei vari portali qua e là. E con questo siamo riusciti a saltare qua sopra. Qui intorno non ci dovrebbero essere cose troppo strane o segrete, quindi possiamo andare avanti con la mente tranquilla. E ora, dato che siamo quasi allo scontro finale, ci vediamo nella prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage e su YouTube. Bye ragazzi, ciao!